Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. Questo è un video haul su degli acquistini che ho fatto da limoni, le profumerie limoni. E in un altro negozio, appunto, sempre di limoni, che è il B Limoni, che non so, è una linea di make-up, però non hanno solo make-up, hanno anche altri prodotti per la cura del corpo e dei capelli. Infatti sono i prodotti che io ho comprato. E tra l'altro questo negozio, che appunto era B Limoni, è diventato outlet e quindi ha prezzi scontatissimi, ogni mese hanno prodotti nuovi, a quanto mi è stato detto, e quindi ho comprato delle cosine e volevo farvele vedere. Tra l'altro oggi ho fatto questo trucco che mi piace un sacco, ho usato l'ombretto Pupa Vamp, quello lì che avevo comprato color doratino, tipo, no? Doratino, comunque bellissimo, e il blu della palette Urban Decay Smoked. E sopra le labbra un rossettino di Essence. Comunque mi piaceva un sacco il trucco occhi, mi è piaciuto un sacco, infatti oggi sono contenta di come mi è venuto. E niente, passiamo subito alle cosine che ho comprato. Allora, nel negozio proprio Limoni, sabato scorso, ho comprato il famoso fondotinta Nude Magique Eau de Tinte in questa confezioncina di vetro. Allora, l'ho comprato perché c'era la promozione che se portavate indietro un vostro vecchio fondotinta, avevate lo sconto per questo qui, lo sconto di 5 euro se non erro. Allora, io ho portato un vecchio fondotinta di Essence che aveva 4 anni, uno di quelli matte, stay matte, no stay matte, clear matte, una cosa del genere, comunque era liquido, un fondotinta liquido. E avevo lì e non utilizzavo più anche perché era una tonalità che non andava particolarmente bene per il mio colorito. Quindi cosa ho fatto? Ho detto vabbè, questo non lo uso più, glielo riporto indietro, ce n'era ancora all'interno. E appunto ho preso questo qui nella tonalità più chiara che c'era, l'accento Porcelain, e devo dire che forse è addirittura un pochettino più scura, perché io l'ho provato qui, perché ho scoperto, a quanto mi pare di aver sentito, che i fondotinta dovrebbero essere provati qui, che è la zona più chiara del nostro corpo, solo che adesso sono ancora un pochino abbronzata, quindi non lo so. Provandolo qui, tende un pochettino al giallino, forse, non so bene. Però ho detto, contando che il viso è ancora un pochettino abbronzato, poca roba, però ho detto proviamo a prenderlo. E quindi questa è la tonalità più chiara che c'era, ho chiesto se ce ne fosse un'altra, ma non c'era. Ah, se sentite qualche stridolio e sono i gattini che la gatta li sta allattando e ogni tanto si lagnano perché non riescono a bere quanto latte vorrebbero e ne bevono veramente tanto. E comunque niente, allora il suo prezzo, ho lo scontrino qui, è di 12,90 euro. Però c'è il bonus experience, c'è scritto, di 6,91 euro. Che praticamente c'era lo sconto di 5 euro se portai il vecchio fondotinta, e più si vede 1,91 euro di sconto con la tessera appunto di limoni che io ho. E quindi in totale l'ho pagato 5,99 euro. Ce n'è, lo dico subito, 20 ml. Ci sono gli ingredienti, ve li faccio vedere. Sì, saranno all'interno, non voglio rovinare la confezione. Comunque magari sul loro sito li trovate. E c'è scritto agitare bene prima dell'uso, versare una goccia sulle dita. Penso che vada applicato con le mani e questo qui fa l'effetto polvere, ovvero è liquido, lo stendete e diventa tipo polvere. Speriamo solo non vada a esaltare i pori della pelle. E una cosa che credo che non abbia è un'alta coprenza, ovvero ha una scarsa coprenza, una coprenza molto bassa. Infatti penso sia da utilizzare quando si ha la pelle perfetta, quei pochi giorni nel mese che capita di avere la pelle perfetta, ecco, credo che in quei pochi giorni lo utilizzerò. Comunque, ha un paio di 24 mesi, la confezione è di vetro, quindi devo sperare di non farlo cadere. E niente, che altro dirvi? Vi faccio vedere magari la colorazione. Mi scoccia aprirlo perché non l'avevo ancora aperto, era ancora sigillato, infatti non riesco adesso ad aprirlo. Vediamo se... ok. Allora, non ha il dosatore. Ah, tra l'altro non l'ho sbattuto, adesso lo sbatto. Ecco, sono già riuscita a fare danno, a spaccioccare tutto. Comunque, l'ho preso da qua. Non ha dosatore. Questo è il colore. Vedete che è un pochettino scuro per me, ed è il colore più chiaro che c'è. Poi andando a spalmarlo, si uniforma, quello è vero. Però comunque, vedete, non ha un'alta coprenza, come potete vedere. Comunque, vedete che è un pochino giallastro per me, però in ogni caso lo utilizzerò.
Non sento profumazione. Credo non ne abbia. E comunque, niente. Lo proverò, vi farò poi magari sapere come mi ci sono trovata in una review. Io penso che lo utilizzerò col pennello, quello ad alta copertura, uno dei flat buchi. Però non lo so, devo vedere il risultato che fa stendendolo con le mani, quindi vedremo. Poi ho fatto un po' scorta, come potete vedere dal sacchettino, e appunto da Billy Money ho preso diverse cosine, più che altro per la cura dei capelli. Ho preso anche un profumo a mio fratello, però vabbè. Allora, partiamo dallo shampoo. Ho preso questo shampoo qui, che vedete è molto grande, contiene 250 ml, e c'è scritto bellezza sicura conforme alle normative italiane. Quindi ha prodotti che vanno bene secondo appunto le conformazioni italiane, non è penso bio, come potete vedere dagli ingredienti, ed è questo qui, lo shampoo nutriente capelli secchi e aridi con baobab, credo. Questo qui non li ho ancora provati questi prodotti, è proprio un video haul per farvi vedere cosa ho acquistato. Vi dico subito il prezzo. Allora, questo shampoo costava 3,49 euro. E con la tessera, sempre con la tessera quella di Limoni, perché anche in questo negozio si chiama Limoni, che sarebbe questo qui, no? Basic Beauty con la B, comunque sempre di Limoni. Con la tessera avevate un altro sconto, quindi costava 3,49. Il suo prezzo originario era, mi pare, intorno ai 12 euro. Non vorrei dire una scemenza. E con la tessera si poteva pagare con 1,79 euro di sconto, ovvero io l'ho pagato, se non erro, se non sbaglio i miei calcoli, 1,70 euro. E 1,70 euro per 250 ml, direi che è un buon prezzo. Poi, sempre della stessa linea, ho preso il balsamo, questo qui, balsamo nutriente capelli secchi e aridi, sempre stesso discorso, e appunto costava, penso, anche questo sui 12 euro, credo, 9 o 12 euro, 200 ml. All'interno, anche questo è conforme alle normative italiane. Questi sono gli ingredienti, non saranno sicuramente bio, non credo proprio. O magari sì, boh, no, no, magari bio no, però magari non contiene tante schifezze. Ce n'è appunto 200 ml. Questo qui è il balsamo nutriente. Allora, costava 3,49 da 9 o 12 euro che costava in precedenza, e con la tessera appunto avevate 1,79 euro di sconto, quindi anche questo ho pagato 1,70 euro, e ho pagato 1,70 euro anche questo qui, che è il balsamo colore intenso. Non c'era purtroppo lo shampoo colore intenso, se no l'avrei comprato. Per capelli colorati trattati, Intense Color Conditioner, bla bla bla. Appunto, come potete vedere, costava 3,49 euro. Precedentemente avevo un altro prezzo che era appiccicato qua davanti, ma non so quale sia. E niente, metà ingredienti sono coperti. Magari poi ve ne parlerò, ve li farò vedere tutti in una review. Comunque sono questi. Appunto, 1,70 euro anche questo. Infine ho comprato due maschere. Sempre due maschere appunto per capelli. Queste due. Qui si poteva vedere dal prezzo che c'era scritto che costava 12 euro e qualcosa. Questa è quella per capelli secchi e aridi. E questi sono gli ingredienti che riuscite a vedere. Fatemi sapere se sono abbastanza buoni, io non so, non me ne intendo. Tra l'altro è sigillata, come potete vedere, ha la plastichina qui. Quindi non l'apro finché proprio non mi serve, non vorrei che si danneggiasse e rovinasse. E questa qui, che è la colore intenso per capelli colorati e trattati. Anche questa doveva costare sui 12 euro qualcosa, come potete vedere qui. E questi sono gli ingredienti, qui si vedono, ma più o meno penso che siano gli stessi. A parte un trimeticone che leggo, però vabbè. E niente, questi erano i miei acquistini appunto che ho fatto da Limoni e Billy Money. Non so se consigliarveli appunto perché devo ancora provarli. Adesso sto utilizzando uno shampoo che non vedo l'ora di finire, ve ne parlerò poi in un video apposito che ho odiato, ed è lo shampoo Addio Danni, poi vi spiegherò perché l'ho odiato. Quasi mi stavo dimenticando dell'ultimo prodotto che ho preso, che è un deodorante. Ed è questo qua, il deodorante dry ultra delicato. Mi piaceva la profumazione perché c'era il tessere, l'ho provato. E non ha un inci perfetto perché contiene alluminio cloridrato, come potete vedere.
Però qui c'è scritto conforme alle normative italiane, quindi comunque oltre a quell'ingrediente non dovrebbe avere chissà che cosa. Ha una profumazione molto delicata, mi piace un sacco, e all'interno ce n'è 100 ml. Niente, se volete lasciatemi i commentini qua sotto se avete provato questi prodotti, come vi siete trovati, o se avete qualcosa da chiedermi. Io tra l'altro spero di finire in fretta quello che sto finendo per poter iniziare questi. E niente, vi lascio nell'info box la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram se volete seguirmi anche lì, che aggiorno, non dico quotidianamente, ma quasi, diciamo in base agli impegni. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!